cioè no, noi siamo, ci hanno tirato dentro una guerra. Il mondo in cui noi abbiamo vissuto, cioè quello dei diritti, non c'è più, cioè l'articolo 1 della Costituzione lo hanno tolto senza referendum. Ci sentivamo soffocati perché le nostre proteste di strada ci mettevano in contrapposizione con altri lavoratori. Noi abbiamo cercato di trovare un modo di denunciare in maniera, diciamo, dignitosa. La giornata di domenica sia una giornata da dedicare a tutti quei lavoratori che non sono riusciti a essere ricollocati. Siamo sempre stati abituati a proteste, specialmente al petrolchimico, dove è un bacino di lavoratori notevoli, se pensiamo che nei primi anni, quando sono iniziati i veri e propri scioperi, in strada andavano migliaia di persone. Dentro il petrolchimico ha dato lavoro a 30.000-40.000 persone più tutto l'indotto. Come diceva Lucio, le proteste noi le abbiamo trasformate in modo un po' creativo, perché si può protestare anche con la creatività. Questo non toglie però il senso della protesta. Porto Marghera festeggia un centenario dove ha dato da lavorare a tante famiglie, a tanti lavoratori, festeggia un centenario però misero. A noi negli anni della protesta della Vinyls tutte le istituzioni ci hanno sempre detto la chimica in Italia è strategica, il petrolchimico di Porto Marghera è strategico. Ecco, tutto questo ovviamente è vanificato e le varie istituzioni che si sono susseguite in questi anni hanno dimostrato che in realtà non si è mosso un dito. La Vinyls è fallita con 100 milioni di esposizione sulle forniture di materie prime, non aveva esposizioni bancarie, tanto per capirci, e poi ci sono delle banche che hanno milioni di euro di debito e stanno in piedi, questa è la realtà, e noi siamo qua a testimoniarla sta cosa, quindi chi vorrà... A far sì che nessuno la dimentichi questa cosa. Nessuno la dimentichi, perché questa è la realtà, c'è gente che ha 50 anni, che ha delle famiglie alle spalle, si trovano in situazioni disperate. Hanno grandissimi progetti per questo territorio che sinceramente io nessuno di questi progetti ho visto realizzarsi, e sappiamo cosa vuol dire lavorare con i voucher. Siamo i nuovi schiavi del nuovo millennio, lavorativamente parlando. Io passavo in questo locale del vapore quando era gestito dal papà di Stefano Pesce. E passavo in bicicletta, avevo 15 anni e questo era un punto di vita come altri spazi lavoro che ti davano un senso di protezione, perché sapevi che in questo posto c'erano lavoratori, operai che venivano a fare colazione prima di andare al lavoro. Era un mondo diverso, era un mondo più sicuro. Domenica 9 ottobre alle ore 20 ci sarà la celebrazione del centenario di Porto Marghera, raccontato da chi a Porto Marghera ci ha lavorato e ha lottato per tenerlo aperto. Siamo qui a rappresentare questa nuova forma di protesta da un lato, ma di arte, soprattutto di arte, dall'altro. È una forma anche per dar voce a chi non ha voce, a chi magari non ha il coraggio di esprimere le proprie opinioni. Noi con il disco di Alessandro, con i suoi musicisti, con Filippo Tognazzo che è attore regista, che ha messo in piedi questa, diciamo, chiamiamola condivisione teatrale, lui ha messo in spettacolo ciò che noi avevamo dentro i nostri cuori e le nostre menti. È un'occasione per celebrare e soprattutto non dimenticare cosa è stata Porto Marghera, il centenario delle nostre fabbriche. Abbiamo lottato per un obiettivo unico insieme, che era il lavoro insieme. Questa lotta non l'abbiamo fatta solo per noi stessi, l'abbiamo fatta per un mondo migliore, perché questo mondo non ci piace.